pasticceria. Domenica prossima la scuola è aperta perché vendiamo i prodotti. Molto interessante anche vedere le colombe, i ragazzi sono all'opera, sono ragazzi di quarta e di quinta. E siamo qui dalle 4:30 di stamattina perché è questione di lievitazione, è questione di produttività. E adesso invece stiamo glassando e mettendo in forno. La valenza formativa del lavoro implica un procedimento opposto rispetto a quello che normalmente si intende quando si fa scuola, no? Realizzando un ristorante didattico abbiamo pensato di proporre didatticamente, proprio perché è ristorante didattico, la procedura opposta. Ti faccio vedere il lavoro, te lo faccio sperimentare, da lì traggo gli elementi di competenza, di conoscenza che ti servono poi per sviluppare il lavoro. Facciamo circa 250 coperti al giorno, gli esterni reali abbiamo una media di 35 persone al giorno. Lavoriamo su prenotazione come se fosse un ristorante qualunque, cittadino. E diamo la possibilità quindi ai nostri ragazzi di poter fare pratica dal vivo, ecco. Adesso c'è l'intervallo, perciò suonerà tutto e 1400 alunni si sposteranno per prepararsi. Questa è la classe quinta B dell'indirizzo tecnico grafico. Sono ragazzi che in questo momento stanno facendo grafica con la professoressa Santi, che può dire qualcosa anche lei. Affronteranno l'aspetto, diciamo, più di tendenza attuale della comunicazione, quindi l'online con i social, eccetera. Abbiamo un'agenzia grafica già da qualche anno e la professoressa Re è la referente dell'agenzia. Niente, noi ci siamo aperti praticamente sul territorio e per cui ci sono delle commesse e noi sviluppiamo. Noi abbiamo eseguito tutte le fotografie di questo catalogo che dall'anno scorso gli rappresentanti di questa ditta di dolciumi girano, insomma, con questo catalogo, le nostre foto sono qui. Possiamo, con prezzi più competitivi rispetto alle aziende, dare un prodotto, direi, professionale, sia per le strutture sia per le competenze dei nostri docenti. Alcuni di loro sono proprio anche degli imprenditori al di fuori dalla scuola e perciò possono portare il proprio patrimonio professionale, le proprie competenze per i ragazzi.